Tecnici, imprenditori, ex amministratori e cittadini hanno partecipato numerosi all'incontro organizzato lo scorso 12 settembre nell'aula consiliare di Arzachena dai consiglieri d'opposizione Fabio Fresi, Francesca Pileri e Rino Pudoni per discutere del piano urbanistico comunale approvato dalla maggioranza lo scorso 9 agosto. Nel corso del dibattito è stato chiesto il ritiro in autotutela del provvedimento. Una partecipazione massiccia, consigliere Fresi. Ovviamente grande partecipazione da parte della popolazione, tecnici e imprenditori, perché come abbiamo visto il piano urbanistico è un piano di sviluppo di una comunità e quindi è fondamentale che le persone siano coinvolte. Noi abbiamo voluto creare un'occasione di confronto, aprire al dibattito. Le critiche normali, è normale che ci siano. Probabilmente se ci fosse stata quella fase di ascolto, di confronto, oggi ci sarebbero ugualmente critiche, ma sarebbero molto meno. Quali sono gli aspetti più critici per voi del PUC per i quali chiedete il ritiro della delibera? Ci sono vari aspetti, diciamo così, critici, ma la cosa che si rileva in macroscopia è certamente la mancanza di una vera visione di sviluppo del territorio. Si prendono alcune situazioni, diciamo, che vengono cristallizzate, viene fatta una fotografia di quello che c'è, ma non una vera e propria pianificazione, idea di sviluppo di dove dovrà andare il comune di Arzachena e il suo territorio nei prossimi 20 anni. A tale richiesta, oltre a molti di coloro che hanno preso la parola, si è unito il PD con il segretario Sebastiano Beccu. Dal 22 agosto, data di pubblicazione sul Buras, sono iniziati a decorrere i termini di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, con scadenza il prossimo 21 d'ottobre.